Ben trovati al Salotto Acquatico di Suinbiz. È un piacere nel post Pellegrini intervistare i colleghi. Buongiorno a Gerardo Vivo, agenzia Area. È un piacere anche per me parlare con te e parlare di Federica. Beh, ieri ha fatto una nuotata pazzesca a livelli che mai ci eravamo neanche immaginati. Sì, prima alla vigilia nessuno avrebbe immaginato di vedere una gara del genere, ancora di più della medaglia, di quello che poi è successo, l'oro, insomma, di tutto quello che sappiamo. È stata proprio l'emozione di vedere una gara che non ci aspettavamo, e anche durante lo svolgimento della gara, perché quando ha virato al quarto posto ai 150, va bene che lei ci ha abituato a rimonte incredibili, ma questa volta non ci credevamo, anche perché davanti c'era una certa Ledecky, insomma. Ledecky è un po', insomma, ha patito evidentemente, forse tutte le gare accumulate, forse i 1500, cosa dici tu? Oppure è il momento del calo di questa americanona che, insomma, sempre più grossa, a dire la verità, muscolata, sì, sembra più un uomo che una donna, insomma, facendo una battuta. E non l'ha presa neanche molto bene, perché sul podio non mi sembrava proprio allegrissima. No, non credo sia un calo proprio un calo suo. Io credo che sia, forse sì, è più giusto l'altro pezzetto della tua analisi, troppe gare, lei punta a questo record di medaglie, ormai non aveva mai perso una finale, 12 finali, 12 vittorie, però questa volta c'era Federica che aveva qualcosa in più. Senti, poi improvvisamente dopo smetto, non li faccio più i due, faccio i 100 e me la prendo con calma. Tu come la vedi questa? Anche perché il presidente del CONI, che poi anche il suo presidente Giovanni Malagò, insomma, ieri ha insistito sul fatto, ma che poi magari le passa, ritorna sui suoi passi, conoscendo la Pellegrini. Forse no, anche se poi un paio d'ore dopo ha detto però se arrivo a Tokyo in forma magari faccio i 200. Allora, fermo restando che Federica può fare quello che vuole con tutto quello che ha fatto nella sua carriera, e che noi le passiamo anche tutto, ma va, cioè, bene, insomma, tutto. Cioè, tutto, allora, se Federica decide che da adesso in poi vuole gareggiare vestita, va bene, lo può fare, non c'è nulla da dire. Però io credo che sia una decisione, non ne capisco il senso, soprattutto non capisco il senso di quello che poi ha annunciato, perché ha detto adesso mi dedico alla velocità, non so se è la ricerca di un'ulteriore sfida, insomma. Io, lei non cambia idea sicuramente, però secondo me arriva a poca distanza da Tokyo. Beh, ieri era una notizia, devo dire la verità, che poi Federica su questo probabilmente, non dico che gioca, ma le piace, insomma, alimentare la notizia che ero ieri, era questo splendido. Sì, ma diciamo che l'oro sarebbe bastato da solo a fare notizia, un oro ottenuto in quel modo. C'è stata un'emozione dappertutto, anche in tutta la Duna Arena, ci hanno applaudito come se fosse un ungherese, era una vittoria di un ungherese. E poi ci sono stati due dell'Oca Selvaggia, come li chiamo io, detti, beh, spettacolare, e Paltrinieri, insomma, che gli vogliamo dire sti ragazzi? Ma allora, l'impresa di Gabriele sarebbe stata celebrata in maniera diversa se non fosse avvenuta nello stesso giorno di Federica, e per carità l'abbiamo celebrata tutti, perché anche lui ha piazzato una rimonta alla quale francamente non credeva più nessuno, ma proprio per come è andata la gara, no? Perché è partito fortissimo, ma i 600-650 lo davamo tutti per ormai scoppiato, perché insomma era, e invece ha piazzato, come si dice, l'ultimo 100, perché siamo sul finale, 1500. Sarà battaglia dura a questo punto? Nettamente favorito Gregorio, secondo me non ha ripercussioni su il bronzo degli 800. Però sul podio ci può stare benissimo anche un Gabrielone. Sì, no? Ma io vedo lo stesso podio degli 800. Olimpici. Perché no, degli 800, no, che abbiamo visto, posizioni diverse, posizioni invertite. Vedremo se Gerardo come su Young fuori dal podio. Alla prossima con Swimbeats. Ciao.